niente, niente, tira. Speriamo stavolta l'invito. Devo partire, sono singolo. Non posso aspettare di più. Dovevamo collegarci un sacco di tempo prima. Ci puoi invitare, possiamo partire insieme. Ma non sono in live. Sì, sono in live adesso. Ciao amici, ciao grandissimi. Partiamo col Gran Premio di Canada 2022. Scusate, ma ho dovuto per motivi tecnici rifare in questo momento il giro. Sapete che io parto sempre dalla gara direttamente alle ore 8 come loro. Ho dovuto per forza fare un imprevisto perché è con noi il grandissimo Sharder. Ciao Sharder, amico mio. Buonasera. Grandissimo. Abbiamo provato a fare... Ciao Kevin! Io vi invito. Abbiamo provato a farla io e Sharder, Kevin, ma non c'è stato verso di entrare. Non c'erano gli altri, non c'erano. Allora vediamo se riusciamo. Non lo so, io ho fatto la stessa cosa, ho caricato la partita l'altra volta e niente, non ci ha assolutamente azzeccato nulla. Non ci ha messo gli altri insieme, no? In squadra. Quindi praticamente eravamo solo io e lui e basta, e farmi 60 giri così. Invece questa è una simulazione, la gara reale, la gara più bella, amici miei. Ciao Stream Element! Come va Kevin? È arrivata la Mega PlayStation? Ecco qui! Caspita, non si riesce. Ok ragazzi, abbiamo con 5 minuti di ritardo, lo so Kevin, non so cosa dirti, non ce l'ha fatta, dovevo già partire adesso 5-10 minuti fa e non siamo riusciti. Abbiamo fatto una prova in settimana, tra l'altro, che sembrava che c'erano le altre macchine, tra l'altro, se non sbaglio. No, è possibile, se mi invitavi di nuovo riuscivo a entrare. Mi va data tutto, però. Sono già in gara e già l'ho già cominciato, amico mio. Ciao amici, partiamo col Canada. Il circuito Gilles Villeneuve è uno dei più veloci della stagione, circa il 60% della pista viene percorsa. Ci faremo subito dopo il Gran Premio del Canada una garetta col grande Sharder Design e poi vedrete che sicuramente riusciremo a giocare con le macchine. Intanto Sharder, tu vedi un attimo se riesci a fare la gara con, come diciamo noi, che c'è anche la gente oltre il noi due. E quello è il problema. Concluse con un giro veloce mostruoso. Quindi la domanda sorge spontanea. Riuscirà il leader a mantenere la posizione? Allora ci siamo, pronti a sì, io ho caricato con le impostazioni. Mi aspetto che i piloti trovino. Dobbiamo creare la squadra, praticamente dobbiamo creare la squadra a capire insieme. Quando spingere di più e quando. Ciao amici, forse era quello. Come state? Dai che parte il Gran Premio del Canada, amici. Charles Leclerc è in pole position, amici, get started, dai che ci siamo. Quando dobbiamo fare la carriera insieme, non so come, non farla personalizzata, così ogni più veloce come comincio. E Ocon. Carriera singola, carriera. Antonio Giovinazzi e Mick Schumacher. Bisogna capire perché le prossime poi bisognerà farle, non si può. Manca poco e le 5 luci del semaforo presto si spegneranno, dando il via al Gran Premio di oggi. Ok ragazzi, ragazzi, ciao, si parte amici. Si parte. 3, 2, 1 e diamo il via al Gran Premio del Canada. Verstappen in prima posizione. Non devo rompere l'assetto, ragazzi, mi sono venuti addosso. Avvertimento collisione, ma se mi è venuto addosso lui, Bottas. Ok,
Verstappen. Oh! Subito, subito aggressivo Marco Drenthe Gaines con Charles Leclerc. Subito superato Verstappen. Problema per Marco Drenthe Gaines, i freni non erano... Ciao ragazzi, benvenuti. Abbiamo appena cominciato il Gran Premio del Canada. Charles Leclerc comincia già ad avere dei problemi di freni. Deve surriscaldare anche un po' le gomme, perché sono molto fredde. Non rispondono bene ai comandi. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute. Uè, Nick! Charles Leclerc, giro più veloce di tutti, ma attenzione che Verstappen ce l'ha dietro negli scarichi, lo sento. Bella Nick! Oh, che tirate di curva questa qua. Devo stare un po' più rilassato, ma avere dietro Verstappen non è di certo la cosa più rilassante di questo mondo. Cacchio, è già la seconda volta che l'ha cannata quella lì. È Verstappen che lo sento ragazzi. Stavamo facendo la prova per giocare tutta la gara con l'amico Marco, l'amico Charles Design, ragazzi, che è il capo della scuderia Italia squadra corse Marco Drenthe Gaines Charles Design Bragali TV. Non siamo riusciti a partire oggi. Abbiamo fatto un esperimento venerdì e forse perché adesso non me lo ricordo. Però mi sembrava che ci siamo riusciti. Stasera chiaramente che dovevamo fare la gara, non c'era verso di giocare insieme. E vabbè, sarà per la prossima gara, giocheremo sicuramente insieme all'amico Marco. Però dopo gara, nel dopo gara faremo... Ciao Frac! No spoiler, assolutamente amico mio, sai che io sto correndo... Porca loca! Scusate raga. No! 3 secondi di penalità per aver tagliato la curva. Ma non ho tagliato! Mi sono dimenticato di farla. Stavo rispondendo al mitico Frac che qui non c'è spoiler e mi sono fatto 3 secondi di penalità. Dai che dobbiamo correre allora. Dobbiamo assolutamente correre ragazzi, dobbiamo assolutamente. No, che non è mica colpa tua, Frac, figurati. Anzi, qui è una gara incredibile perché il grandissimo Verstappen è sempre lì dietro, guardalo, non mi molla. Mamma mia, adesso capisco il povero Leclerc come fa, come è tutto stressato, poverino, con uno come Verstappen che non ti molla un secondo. Ciao amici e amiche di Twitch, la mitica gara del Gran Premio di Canada 2022. La macchina ha un piccolo problemino al freno sinistro che non frena un cavolino e Verstappen è sempre dietro al culettino. Quindi questa curva qui non me la ricordo mai. Infatti qui grandissimo Verstappen recupera. Charles, tu hai l'audio della gara che si sente? Perché lo sento dentro nel party, eh? Uè, Lucas! Grande! Grande Lucas! Come stai, amico mio? Stasera dovevamo farla col mitico Charles Design. Tutti i 60 giri. Qui 70 giri! Credevo 60, ragazzi. Sono 70. E quando mi passa più? E quando mi passa più? Quante cambiate farò in 70 giri, ragazzi? Incredibile. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è
Spero di portare bene al mitico Charles Leclerc e a Sainz nella gara vera, però qui ragazzi nessuno spoiler, qui si corre solo per divertirsi e dopo ci andiamo a vedere tutti la gara vera dei mitici piloti di Formula 1. Io ricordo, bella Lucas, grande, grande Fra. Io ricordo a tutti ragazzi che porterò sul mio canale Formula 1 2022, non so perché non pronuncio 2022, ma mi piace dire 2022, e lo porterò al 28 di questo mese, quindi insieme al mitico Shard. Quindi ragazzi, e Andrea lo compra anche, raga, la scuderia, la, tutta la parte... Il primo luglio mi arriverà a me. Ma non sarà mica preordinato? Ciao Lucas! Se l'hai preordinato ti arrivo prima? Visto... Ah, disco! Ho capito. E vabbè, intanto... Sì, il 28. Il 28 perché l'ho preordinato da Store. Infatti mi stava dicendo adesso Sharder che lui ha preso la versione disco e gli arriva il primo. Quindi al 28 ci vediamo, facciamo due giorni a vedere un po' com'è il gioco e tutto, poi cominceremo a fare la scuderia quando ce l'ha in mano anche Sharder. Ok, Sharder, così almeno la facciamo insieme. Ragazzi, ciao Verstappen, okay. Dietro, Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute. Ciao Verstappen dietro, raga. Sarà una gara lunga e difficile. Anche se l'auto si comporta bene, i meccanici hanno fatto un bel lavoro. Stasera DBD, grande! DBD ragazzi, DBD è tanta roba. L'ho portato ieri sera con il mitico mio figlio Zaneboy, DBD sul canale di Marco Drans anche. Poi giocheremo insieme, Lucas, giocheremo insieme, faremo qualche live insieme a DBD col mitico Zaneboy, che vedi che ci insegna un po' come si fanno le cose, perché alla fine ne ha vinte 4 di fila, quindi... E noi torniamo alla gara, amici miei, ma Charles Leclerc, che è primo, gli sta dando un po' di paghetta a Verstappen, ma qui basta un nulla, un niente proprio, un nullis, per averlo dietro. DBD, by Daylight. Orca! Ragazzi, allora DBD è bello, è un gioco che sei 5 giocatori online, uno fa il mostro, che ci sono varie tipologie di mostri e determinati incarichi, sono mostri anche famosi dei film, e ci sono 4 che devono scappare aprendo dei generatori e scappare, però il mostro ti viene a prendere, quindi non è che è facile. Ed è molto bello, l'unica pecca è che la grafica è old gen, ma tutto il resto è figo, però c'è un sacco di gente bravissima che gioca, quindi vincerle davvero è pesante. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Comunque se vuoi vedere DBD, guarda i video che sono salvati delle mie live. Gli ufficiali di gara faranno uscire la safety car per colpa delle molte auto ferme in pista. Attento al delta. La velocità delta, ancora sta velocità delta che la odio io. Hanno fatto il botto, raga. Ciao Andrea, mitico. Guarda Charles Leclerc, amico mio. Charles Leclerc, sì amore mio. Carlo stava mangiando, adesso arriva. Charles Leclerc, raga, primo. Hanno fatto il cozzo. La safety. Sei vicino alla safety car, dato che sei al comando non puoi sorpassarla. Resta certo che. È certo che so che devo star dietro alla safety car. Sto rottame. Va, sta andando pianissima. Dai che scaldiamo un po' le gomme. Che bello essere dietro alla safety car. Devo scaldare le gomme, raga, ho un po' smanettato, spero di non aver scassato il motore. Scalda, Frac, scaldiamo, amico mio.
questo qua è proprio un... Allora, la gara scorsa, ragazzi... Ah, comunque ti stavo dicendo, non mi ricordo più chi diceva di DBD, andate a vederlo tra i video registrati, delle mie live. C'è una bella live che ho fatto col Zane Boy, abbiamo vinto lui, in realtà, ha vinto 4 partite. 2 come mostro e 2 come tipi. Oh, raggiungiamo sta fatica. Ciao amici e amiche! Purtroppo è successo un bordello, si sono incartellati su in qualche curva e siamo qui dietro la nostra safety car. Safety car, ma che cos'è che è una Jaguar? Non si capisce che safety car. Ti ho superato il record, grande! Lo sapevo che andavi, bravo 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 Andrea. No io non ci tornerò mai più, quindi è tuo il record, grande grande grande. Stavo facendo gli altri ma tanta roba. Ciao amici e amiche di Twitch. Quanti giri mi fate star dietro alla safety car? Ragazzi, Gran Premio del Canada 2022. Charles Leclerc. Come mai? Dov'è finito? Dov'è finito? Ragazzi, dov'è finito Verstappen? Ho dietro Bottas e Hamilton, Norris e Ricciardo. Sei inchiodato lui! Ha fatto lui il botto, Verstappen! No, raga. Verstappen è fuori dalla gara di Canada 2022, eh? Bello. Sì, Frac, ha fatto lui il botto. Che bello, che bello. Dai che, Bottas me lo mangio. L'oro sarà una bella soddisfazione, Andrea. Forse ancora di più della patente, eh? Ancora di più della patente quella sul bagnato, ti dico la verità. Perché la patente poi sul bagnato sono riuscito a farla, Gran Turismo. Safety car in questo giro. Sarai tu a controllare il ritmo alla ripartenza, mantenendo costante finché la safety car non avrà raggiunto la corsia dei box. Perché non va sta macchina? All'ottimo dopo. Ma sto schiacciando tutto? Perché non va? Ripartenza ragazzi. Ok, via libera. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 1,8 secondi. 1,8 dal compagno, grande compagno. Grande Sainz. Madonna ragazzi, cambiare le marce in questo gioco è una cosa incredibile. È una dietro l'altra. Ciao amici e amiche, benvenuti. Benvenute, spero che arrivi la Giulia che mi vede un po' la chat. Tu Shard sei dentro nella live, amico mio? Sono... Che mi guardi un attimo se riesci, eh? Mi fai sta cortesia perché io non riesco a vedere assolutamente niente, nessuno, se mandano qualcosa. Intanto che arriva la Giulia. Dovevamo fare la mega gara io e Shard e gli altri piloti, ragazzi, però non siamo riusciti a fare sta cosa. Prometto che la prossima volta la facciamo. Ma come mai ti vedo con risoluzione bassa? Davvero? Non lo so. Non... Porca loca. Non ho capito questa cosa qua, perché ogni tanto qualcuno me lo dice e... Alza la impostazione. No, impostazioni è 1000 il massimo, 1000... ciao grande Sharder, le impostazioni di... Bottas è arrivato! Le impostazioni, ragazzi, io sto trasmettendo dalla Play. Ma come avvertimento collisione a me? È 1080, eh? È 1080 massimo, non c'è 4K su Twitch. Ed ho fatto 1080, 60 frame, quindi più di questo, ragazzi, non posso... Sarà un problema o della linea o di Twitch, credo, che magari starà dando l'alta risoluzione agli streamer più famosi e noi piccolini. Non lo so. Non so davvero che cosa dirvi, raga. La cosa mi spiace perché io sto impegnando di brutto. C'ho anche il cambio... Grande Frac, il cambio manuale
E adesso è migliorata un po'. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Bella Andrea, ciao a tutti ragazzi. Il mega Gran Premio di Canada è qui alle porte di casa. Siamo già al 12° giro, c'è già stata una safety car perché credo che Verstappen si è impastato. Pensavo che andava forte solo lui, ma vedo che anche Bottas è sempre dietro, eh? Come diceva un amico che è entrato l'altra volta, ho tolto anche gli aiuti, le marce le cambio io e la traiettoria ideale, quindi devo ricordarmi la pista, ragazzi. Bella lì raga, Charles Leclerc sta dominando il Gran Premio di... è più reale, è vero? Ciao Bragali TV, ciao ciao! Grandissimi ragazzi! Fa un caldo, sembra di essere dentro nella tuta, raga. Cioè, incredibile, oh. Sono 12 giri e avrò perso già 3 litri di sudore. È buono, Marco. Eh sì. Stasera mattina sono andato in palestra per prepararmi la gara, quindi non ho scuse, eh. 2 ore di palestra. Ma io l'ho visto in faccia. Grande, Drums. Drums sempre pronto, ragazzi, solo per voi, per poter affrontare queste gare lunghissime. Marco Drums fa un sacco di palestra. Io pure mi sono allenato, però non sono dipendente. Bravo, bravo, bravo. No, io se non vado in palestra non mi alleno, quindi non... O pago e vado in palestra, se no non c'è verso. Ho fatto 2 mesi a fare... No! Incredibile! Distrazione! Tutta in salita adesso la gara, tutta in salita, Frac, no! Ci informano che la safety car uscirà a breve. Sembra che ci sia un problema con alcune vetture ferme in pista. Sì, le vetture in pista le ho tirate giù di forte. Bello. Se non un problema con le vetture in pista. Sì, le vetture in pista le ho tirate fuori. Carlos è appena rientrato ai box. Carlos ai box. Non credo. Aspetta, dovrei vedere. Cambia strategia, caspita. Dovevo rientrare anche i box, raga. Un disastro è successo. Per la Ferrari Canada 2022 è tutta in salita, ragazzi, è tutta in salita. Perché, amico mio? No, non avere paura. Alla vincita mano della Ferrari, dico, già nella Ferrari non è che va tanto bene. La Ferrari è nel cuore, la Ferrari è nel corazon. Oh, dietro Bottas. Dobbiamo soltanto che sperare che la Ferrari vera vada bene. Io spero di portare fortuna, ma non c'entra nulla la gara come... Oh, di cosa hai paura, Andrea? Infatti... Se non vince, visto no. No, deve per forza vincere. Che mi annoia, sai, non mi piace il rumore delle auto. Ah, quello più non lo so, Andrea. Allora, io ti dico la verità, per cambiare un po' dal Gran Turismo, Formula 1 ci sta di brutto. Ci sta davvero di brutto, perché non è tanto noioso, beh. No, a me piace. Anche perché è proprio un altro tipo di visuale, di grafica, di comportamento auto. Poi quella nuova avrà anche tutti i vari tutte le impostazioni del True Force e tutto quanto come c'è in Gran Turismo, quindi non sembra di avere un volante morto in mano. Eh sì,
Allora, non prenderla male, nel senso, vabbè, dai, lo devo prendere perché sennò... No, prendilo come dai, che lo prendiamo, poi facciamo le live insieme a Marco Drums Games. Forza, battiamo i record di Marco Drums. Anch'io lo trovo più noioso di... Che poi non è vero noioso, le gare sono molto movimentate anche qui e poi sono belle toste, se si fanno a livelli tosti, ragazzi, tipo adesso 70 giri è tosta la situazione, non è facile, non pensate che sia facile correre per 70 giri e sempre al top, ed è già la seconda safety car tra l'altro, quindi grande Charles Leclerc. Ma non è noioso? Oh, attenzione! Assicuriamoci di mantenere le gomme in temperatura e ricorda, non sorpassare fino al momento giusto. Va Bottas, che balardo! Guarda che balordo! Guarda come sta lì! Vai che mi frega Bottas, vai! Non posso superarti Bottas! Non posso neanche venirti addosso Bottas, se no un colpetto te lo davo! Bel colpettino adesso! Io non ho fatto niente! Dai raga, dai, prendiamo le gomme. Ma che è andato! Prendiamolo! Volevi! No, non ce la faccio! Mi ha sentito però, eh! Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti! Bottas è andato! Bottas! Passato dentro, scusate raga! Questo è un passaggiozzo, è come il gollonzo in... Bella raga! Grande Charles Leclerc, amici miei, Charles Leclerc ce l'ha fatta a passare Bottas dopo la safety car. Bisogna stare molto attenti a quella curva lì, l'ultima curva è terribile, prima della chicane, della S. E adesso Charles Leclerc tornerà a ingranare durante tutti i rimanenti giri della gara. Marco Drums Leclerc ci sta, eh? È bello, mi piace. Marco Drums Leclerc. Oh, Zeta Rob, grandissimo! Oh, grandissima, non me lo ricordo più, scusami se ho sbagliato, dimmelo se sei grandissimo o grandissima, mitico o mitica. Perché sai che io non mi ricordo mai nulla, ragazzi. Già è buona che mi sto ricordando la pista e se vedete, ragazzi, non ho il simbolino di dove fare le curve, a che velocità. Issimo, più issimo che c'è. Grande Zetaron, na. Oh, raga, se faccio lo stupido però non cambio le marce, Qui arriviamo ultimi. Shader. Abbiamo corso l'altro giorno. Effettivamente non me lo ricordavo, però va bene, grande. È stata una bella gara, soprattutto, spero. ragazzi, scusate, ma ho una certa età che certe cose... Non è vero, una scusa, se non ricordarsi di noi. Magari fosse una scusa. Già è buona che mi ricordo che ti chiami Sharder, perché guarda che potevo anche che sbagliare anche il tuo nome, che ci vediamo tutti i giorni. Quindi... Ecco. Mi dissocio in anticipo. Ah, caspita, è vero, adesso me lo ricordo. Vabbè, non fa niente, tanto alla prossima la facciamo. Ma l'abbiamo fatto su Gran Turismo, vero, Zeta Rob? Non su Formula 1. Sì, no, è Gran Turismo. Ne facciamo altre. Oggi devo fare Gran Turismo, ragazzi, ma sono andato in palestra per prepararmi... No, Formula 1. Ah, ok, picchia, me lo ricordo proprio. me lo ricordo proprio, Z-Rob, che abbiamo giocato insieme. Grande, sì, ci sta. Ah, ok, che volavi in Austria. Ah, ok, va bene, ci sto. Dovrei andare a rivedermi il video. I miei video devo andare a rivedermi, raga, per ricordarmi.
Intanto Charles Leclerc, Marco Drans Leclerc, dovrei andare a vedere i miei video, no? Incredibile, ragazzi, incredibile. Oh! Quasi si girava Marco Drams, il grande Scharder che mette le manine sui capelli perché forse mi giravo o forse perché non mi ricordo le cose. Una delle due comunque, da mani di capelli. Ecco, infatti, una delle due, ora che mi stavo a girare, ora non mi ricordo le cose. Ciao amici e amiche, benvenuti e benvenute. Dove sta vivendo la gara, vi ricordo, per campionare sì. Al Marco. Doveva stare anche il mitico Scharder Design di fianco a me, da gregario ovviamente. E no. Purtroppo non, ma in curva non scivolano queste Formula 1. No, no, qua non si fa il discorso, Andrea, falla scivolare, qui è proprio in pasta. Oh! Devi far tutto perfetto, tutto. Marce giuste. Impostarla giusta, non esagerare a dar gas. Cambierò tipo 740 volte, credo. Poi è una cosa incredibile, dovrai abituarti alla velocità di cambio. Se tu guardi, tac, guarda la sesta come le marce, quelle intermedie, hanno una velocità incredibile di cambio. Guarda, adesso ti faccio vedere. 1, 2, 3, 4. Fai 5. Attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Oh, dai, dai, mi piace questo tipo di comportamentazione, lo prendo, bravo. Mi piace quando la gente prende i giochi e poi possiamo anche giocare insieme. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, grande, grande Andrea. Ma Z-Rob, tu lo prendi il 22, non mi ricordo più cosa mi hai detto l'altra volta, forse me l'avevi già detto, io te l'ho detto, ah va bene, non mi ricordo più. Perché comunque io un po' lo terrò dentro anche il 21, ma non ho tanto spazio, quindi non vorrei che poi per poter tirar giù il 22 devo cancellare il 2021 e sono cavoli, perché lì... Ma anzi, chiamo il 22 matto. Eh? Anzi, chiamo il 22. Dobbiamo creare la partita insieme, quindi. Eh sì. 21. Quando vecchio. Esce? Allora, esce... Oh, mio Dio, no, 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 un'altra, cazzo, un'altra raga, volta! Si è schiantato, Marco Drams ritirato dalla gara. No, però c'ho la letta un po'. Non per ci fatto. Credo, raga, non ci credo. Nuova strategia disponibile. Settimo Charles Leclerc. È tutta in salita, raga. No, 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 no. È tutta in salita, ragazzi, è tutta in salita. Al ventesimo giro, stravolgimento totale. Stravolgimento della gara, non ci credo. Su una curva che non era neanche impegnativa. Il nostro Marco Drams Leclerc probabilmente stava pensando al panino con la salamella invece di fare le curve e fare il suo lavoro. Allora c'è un cambio strategia, ragazzi, però io a 20 giri non entro a cambiare le gomme. Ah, ma le gomme sono al 36%. Ecco perché non vado più niente. Devo entrare in box. Spiegate il motivo. No, ma non sta tenendo più. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Mi sono spiegato in questo momento perché non tiene più. Non tiene più! Vado in box. Devo andare in box, ragazzi. Niente, non tiene più. Porca loca. La sto distruggendo tutta. Confermo la sosta al termine di questo giro. La rotta, dici? Ah, ecco perché... Porca, porca Kevin, grande. Dai, dobbiamo entrare in box, ragazzi, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Quello la rotta, ci siamo. Non ci credo, amici, non ci credo. Non ci credo, da primo, siamo ventesimi.
Ecco che cambiano l'ala. Hai ragione grandissimo Kevin, era l'ala rotta. Mamma mia. Ragazzi, che gara, da primo a ultimo, non voglio neanche pensarci. Ancora due soste previste dalla nostra strategia. Dobbiamo recuperarli, raga. Ma devo recuperare adesso, Dite, ragazzi, speriamo. Grazie del supporto. Grazie dal grandissimo Charles Leclerc, che vi... Io altro Marco dovevo entrare le box loro, quindi... Come dicevamo, deve recuperare. Quello sì, però non devo far più stupidate. Se faccio stupidate adesso è andato. Cacchio, non teneva più, raga. Uno per l'ala e anche per le gomme, Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. Ma l'ala è peggio. Se hai rotto l'ala è peggio. Sì, l'ala non tiene più la macchina giù, Allora, la pole position di Charles Leclerc, bellissima. E poi una gara un po' in salita, ma sempre primo, fino a correre il ventesimo per dei problemi tecnici. Voglio festeggiare questo Gran Premio del Canada insieme a voi. Distanza dal compagno di scuderia. Speriamo. 32,3 secondi. È la penalità dell'inizio. Ho beccato pure 3 secondi di penalità, quindi devo andare 3 secondi più veloci di tutti gli altri. Dice la direzione gara che io sono andato addosso a Bottas, così mi dice, però Bottas è lì davanti, quindi non riesco a capire che botta intende la direzione di gara con botta a Bottas. Botta a Bottas, si chiama Bottas. Infatti gli ho dato una Bottas. Dai, forza Andrea, è vero, hai ragione. Non cazzeggiamo. Ma sto recuperando un po' quello là o... Sette, dai, lo sto recuperando. Distacco dall'auto davanti, 7,6 secondi. Ho fatto il tempo, Scusate ragazzi se non riesco a seguire la chat più di quello che riesco a rispondervi, perché vabbè c'è Sharder che comunque cura tutto, ma la Giulia stasera ci ha tirato il pacco. Magari stanno ancora mangiando, Sharder, le 8 e 8, Sicuro. Dopo arriverà ragazzi. Quella è la penalità d'Andre. Sì. Che gli dà Formula 1 senza motivo, però. Dai, 3-2 ragazzi, 3-2, Mazepin ce lo mangiamo. Mazepin ce lo mangiamo, raga. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Miglior tempo, raga. Non è una pista che si può superare facile qua, Era meglio se arrivavo prima. Vai che questo ce lo bruciamo. Mazepin è andato, raga. Splendido, bella mossa. Adesso che abbiamo la Tifi. La Tifi è 2-6, lo sento già.
Che gara in salita, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, che gara in salita. Attenzione, attenzione. Attenzione che cosa? Ma no! Ok. Ma come bandiere gialle? Ma no! Chi è quello lì? Era Bottas! Bottas, ragazzi! È andato! Si spacca la macchina! E vai, altra posizione recuperata! Bottas, Charder! Bottas è andato! Molti che ha una botta in testa. Eh sì, a Mossi che ci avrà un bel mal di testolina Bottas. E abbiamo fatto anche Latifi. Dai ragazzi, stiamo recuperando. Mi invito Charles Leclerc, sta andando veramente forte, non ne sta sbagliando una. No, non lo devi dire. Sì, ragazzi. Infatti, stai zitto Marco che prima andavi bene, eri primo, e mo sei un ventesimo. Raga, sto andando bene. Sì, boom. In una curva che è impossibile uscire, eh? Sono uscita in una curva impossibile. Ok, raga, stavo scherzando. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, Canada 2022, Marco Drums Games, gioca con Leclerc, siamo 17esimi, una gara veramente impegnativa, veramente dura, è uscita la safety car già due volte, il mitico Bottas e Verstappen sono fuori dai giochi. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 23. Oh, Schumacher! Schumacher! Schumacher è uscito anche, raga! Vabbè. Bottas, Schumacher, Verstappen, questa gara del Canada 2022 sta facendo grandi sta facendo fuori grandi piloti illustri, eh? Che roba, secondo me li ha corrotti, sì corrotti per uscire, per far vincere Marco Drums Games Channel. Verrà Raikkonen, attenzione ragazzi che questi, è andato Raikkonen, uè, Kitsune, grande Kit. Allora, a parte che hai fatto una live fighissima, ragazzi, seguite il canale di Kit che è grandissima, Kimberly Kit, mi sono ricordato il tuo nome, ecco qui che c'è anche Shader Design, doveva giocare con me Kit ma non siamo riusciti a farlo online, la prossima volta giocheremo tutti i giri della gara anche con il mitico Shader, Shader. No, porca. Eh sì, ammazzo, Leclerc stava, eh sì amico mio, guarda qui come ho recuperato. Allora, Kit, nessuno dice niente qui della gara reale com'è, ma ti gusterai un pezzettino di gara incredibile. Allora, grande la tua bella live, mi è piaciuta? Sì. Ah, grande. Come sta andando la gara? Qui mi metto un po' a ridere perché ero primo. Ero primo per due volte e due volte un problema tecnico. Diciamo un problema tecnico. Un muretto. È che un problema tecnico, il muretto mi ha portato per paura. Guarda qui Kit, guarda ragazzi, iscrivetevi al suo canale. Uè, Raves, ciao mitico. Allora, Raves si è iscritto, grande amico, grandissimo amico, amica, comunque grandissimo, grazie dell'iscrizione, del follower, amico mio. È una gara difficile. Ocon. Ci abbiamo Hamilton, ragazzi, che voglia di dargli un colpettino. Grande! Bella lì, bella Raves. Stasera non ho moderatori, eh. C'è solo il grandissimo Charles. No, in realtà non ho moderatori, è una stupidata. C'è il mitico Charles che sta moderando. Non c'è la mitica Giulia Lord, che fanno un bordello. Però riusciamo a... Eh sì, il mitico Charles doveva correre insieme a me. La prossima volta la facciamo insieme, eh. Voglio farla io e lui proprio perché siamo il team Marco Drums Games Channel Shadow Design Bragari TV. Ho fregato Hamilton, ragazzi. Ah, grande, grazie Kit, grande Raven. Ah, che bello. Sono entrato dentro, forse no, ti ho visto. Grandissimi, grazie. Ragazzi, Verstappen, ma come ha fatto a tornare Verstappen? Non c'era prima Verstappen, è tornato. L'hanno ripescato da
Oh! L'ho ripescato dal mazzo. Non c'era prima Verstappen, vabbè, comunque ha problemi. Hai conquistato due posizioni in un colpo solo. Splendida manovra, mi hanno detto dal box, raga, eh. Due posizioni in un... sono indiavolato, sono un diavolo, un diavolo per capello, un diavolo per gomma. A disposizione sul DM. Ma come la strategia? Oh ragazzi, me ne faccio tre. No, Marco, attento. No. Ah, è durissima. Scusate ragazzi, si faccio un po' di bordello, ma quando mi esalto per le successioni di gara è una cosa incredibile. Ne stavo fregando tre ragazzi e stavo facendo un bordello. Mi stavo girando. Uno è andato, Ricciardo è andato. Il grande Leclerc, nono. Abbiamo Giovinazzi, facci passare, Giovinazzi, dai, fai bravo. Giovinazzi! Allora, sto giocando col 55%. Gasly, come è arrivato a fuoco! Percento di difficoltà, ragazzi, e già vi devo dire che è tanta roba, eh. Quanti giri siamo? Siamo già a metà? Ragazzi, questo è un gollonzo occhio Marco, che tra qualche giro il box. Guarda Russell! Porca Russell! Porca loca! Ma vai a cagare! Scusate ragazzi, dai Russell! Sì, avvertimento collisione, ha frenato, sto scemo unito! Che mi ha rotto l'alettone! Ma va! Fambrodo, Russell, ma allora abbiamo fatto un picnic l'altro giorno in famiglia insieme e mo mi freni davanti in mano anomalo. Mi sarebbe dato cose scadute. Che cacchio, dai, devo entrare in box. Confermo. Va bene. Che cos'è che ho fatto? Preso. Ma non lo so, Kim, c'è Kit. Siamo andati a fare un picnic l'altro giorno, adesso questo sciolito mi ha frenato davanti, mi ha spaccato l'aletta, ma io non lo so. È una gara ancora in salita, ragazzi. Da ventesimo sono terzo e ce l'ho l'aletta rotta. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Vedrai amica mia, quando arriverà il Fanatec, vedrai qui che cosa ho, amica mia, quando arriverà il Fanatec come volante, qui si vola di esport, amica mia. Allora, a me l'unica cosa che mancano sono quelle cose fighissime che fai tu con i sound alerts, gli sticker, che sono delle cose veramente fighissime. Stavo usando il Fanatec. Uè, Zubi! Porca loca! Almeno 8 secondi dal secondo, dai. Devo farlo sì. Non riesco a capire, Andrea, se sono in area di box. Grande Zubituzzo, ciao amico mio, come stai? Sono in gara, 31esimo giro, è successo veramente di tutto e di più, Zubi. È veramente una gara in salita per il grandissimo Charles Leclerc, ma lui è molto bravo, eh? Io. Ok, grazie Kit, perché... Tutto bene, oh che bello ragazzi, quando mi dite che va tutto bene io sono felice, perché l'importante è che ci divertiamo, ridiamo, scherziamo, e quando venite nelle mie live ridiamo, scherziamo e ci divertiamo tutti ragazzi, quindi nessuno spoiler della gara reale. Porca, grande Charder, bella Andrea. Allora siamo a metà gara, 32, no non ancora, 35 giri siamo a metà. Io sento già la macchina che non ce la faccio a raggiungere Sainz, eh? Come facciamo qui? Entro dentro i box? È il momento buono box. Per il stop, rientra in box, ragazzi. Ciao Giovanni, amico, come stai? Gara difficile, ragazzi. Insomma va benissimo, sono stanchissimo già dopo 32 giri, anche se stamattina sono andato in palestra 2 ore per prepararmi alla gara, per essere bello tosto, però la gara è una gara molto difficile. È una gara molto difficile, stata la safety car 2 volte, mi sono girato, ho spaccato una aletta.
Un altro frontalino. Ma quanti milioni di dollari sta spendendo sta gara? Pronto, ciao, vai. Ciao, ok. Ciao Kit, grazie che sei passata. Grazie mille anche al mitico Raven. E dopo Raves. Hai solo una sosta a disposizione adesso. Grazie bella, ci vediamo mitica. Bella live anche te. Ragazzi, seguite il canale di Kitsune, che è veramente un canale figo, perché fa giochi fighi e lei è simpaticissima. Ok, dai, si riprende raga. Ok, ritorniamo a correre. L'ha impostato il computer. Cazzo. Ah, ok, dai, l'importante è che sei qui adesso, grandissimo. Grande, dai. Finisci di mangiare in fretta allora, perché qui la gara è terribile. Un sacco di colpi di scena. Dai Kimberly, mangia, ingoia con l'imbuto e vieni. Ok, ora di meno, va bene, grande Giovanni. Mi ha fatto un po' dispiacere che non sei venuto quella sera là, che ti aspettavo giocare insieme col mitico Morris, però dai, ne faremo tantissimo. Tanto voi adesso siete a casa da scuola, quindi non c'è problema. Ma il grande Chris, che fine ha fatto? Il mio amico Chris, Giù l'ho visto una volta. Il grande... devi uscire, faccia. Va bene, l'importante è che ti sei fatto vivo. Grande Joe, stammi bene, bello. Se esci, mi raccomando, fai un po' di pubblicità al canale, Joe. Dai, porta un po' di amici, un po' di gente, forza, vai al parco, vai da qualcosa, la fidanzata, fai iscrivere tutti, dai, mi raccomando, ok? Ciao, bello. Non devi uscire ora, ok, scusa. Quando faccio la Formula 1, ragazzi, non riesco tantissimo a leggere, infatti c'è il mitico Shander Design che a volte modera al posto mio. Grande Zucchi, cioè 780 all'ora, non posso anche rispondere in maniera proprio sensata ai vostri messaggi, ragazzi. No! Quella curva lì. Sbaglio che li vedo. Ad Altitina, quindi sto impegnato pure io. Bravo. Oh! Non frena più, ragazzi. Scusa Joe, vai tranquillo, qualsiasi cosa hai detto sono d'accordo con te. Vabbè, basta che non si tratta di tirar fuori i soldi, perché lì ragazzi non ce n'è. Adesso sono serio, mi farebbe solo che piacere un bel abbonamento. O qualche bel beat. Allora sì che mi vedete col sorriso, raga. Allora, dai. Oh, siamo noni, 34 giri, ragazzi, ce la possiamo fare? Li stiamo prendendo? Non mollare, stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti. Dai che riprendiamo. Ancora Verstappen, ma non era fuori Verstappen? No, quando era il socio che correva. Ah, ok. L'hanno ripescato dal mazzo. Sì. Ok. Mi raccomando, Giovanni. Ciao Zuvi, grazie mille che sei passato, amico mio. Stavi bene, buona serata a tutti. Buona serata e buona live, probabilmente se vai in live, grande Zuvi. Porca loca. Qui è una gara dura, Zuvi, è una gara durissima. Ok, grande Joe. Effetto scia, mi ha mandato un po' oltre, un po' avanti. Caspita ragazzi, Andrea, non so se riusciamo. Frac, ci sei ancora, amico mio? Non so se riusciamo a... Devo calmarmi, forza Marco Drums. Avrò fatto 400 cambi, ragazzi. C'ho le dita che non le sento più. Eccolo. Ecco che l'abbiamo preso. Stai staccando la vettura che ti segue, guadagni un secondo a giro, continua così. Vai Marco, vai. Grande Andrea, un bel podio. Oh, guarda che me lo frego qui, tutti e due li frego. Sì, fregati tutti e due. Mamma mia, due in un solo boccone. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti nella live di Marco Drums Games, Canada 2022, Formula 1. Charles Leclerc, dopo una gara difficile, sta... Marco Drums Leclerc, lo chiamiamo il grande Andrea, o Frac, non mi ricordo più che me l'ha detto prima, però mi piaceva l'idea di Marco Drums Clerc.
Marco Drums Leclerc. Non so la gara reale come sta andando, ma spero che stia andando un po' meglio della mia, perché la mia è veramente è veramente tosta, e qua non si fa spoiler sulla gara, raga, quindi state tranquilli, eh. Niente spoiler. Niente spoiler. Lo spoiler è vietato. Non della macchina. No, 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 no. Spoiler chi vince, chi non vince, se è già uscito qualcuno, perché poi andiamo a vedercela dopo la gara, quindi l'importante è tifare adesso per Marco Drums Games, che deve andare a podio come fa il grandissimo Andrea. Grande Andrea, grandissimo, conta sempre su di me Andrea, e poi io seguo sempre le sue. Porca loca, stavo andando fuori. I suoi consigli su 12,4 secondi. Gran Turismo. Ha un bel po' Vettel, eh? Allora, io per il calcio, amico mio, non lo seguo, non perché non mi piace, perché comunque gioco sempre a calcio quando c'è un pallone, ma perché non seguo più gli sport motoristici. Quindi ti dico la verità, io pure. Avenger Play. Quindi non sono un fan che conosce tutti i nomi, anzi non conosco praticamente quasi nessuno. E, per imprinting mio zio ha sempre tifato, zio Claudio ha sempre tifato la Juventus, e sinceramente ti dico non so neanche se ha vinto, non ha vinto quanti campionati, non so nulla, so solo che ci sono delle gran discussioni su Facebook quando ci sono le gare che sempre sta Juve, però non... Sì, anche io Juventus, ma ti dico la verità, non seguo nulla, mi spiace ragazzi, infatti vedete che non porto giochi di calcio, anche se vorrei, perché sono comunque carini e simpatici da giocare anche insieme a voi. Vedremo se magari facciamo FIFA 22 qualche volta, qualche sera. Però diciamo che non sono di calcio, ecco. Però di tutti gli altri sport motoristici sì, mi piace tantissimo lo snooker e mi piace... il tennis e il golf anche. Ciao amici e amiche di Twitch, dai che siamo al 38esimo giro. Charles Leclerc dopo una gara difficile, tre safety car, hanno fatto su un bel bordello. Amico mio, a me piacciono sport di motori. Oggi ho giocato a un gioco, ragazzi, che probabilmente vi farà ridere, lo troverete sul mio canale YouTube, che ho fatto già tre video per farvi capire quanto mi sta piacendo, che si chiama Steel Rat, quindi un ratto, quindi potete capire quale tipologia di giochi fighi gioco al pomeriggio. E ho fatto tre video, potete trovarli su YouTube. Sì, è una moto, è un gioco stranissimo, ma secondo me è un capolavoro. Sì, sono dei personaggi che vanno con le moto, che tagliano le cose, che saltano, è una cosa fighissima, andate a vederlo sul mio canale YouTube, Steel Rat si chiama, tra l'altro lo vendono a 1,99€ sul store se vi può interessare. Allora, mio cognato giocava per il Flamengo, che sarebbe il Milan del Brasile, per farti capire che comunque è dalla parte di Carla che tiene il Flamengo, quindi sarebbe il Milan, e invece la cugina di Carla il Botafogo, che sarebbe la Juventus, e poi c'è un sacco di squadre. Faccio partite con amici così, no? Bravo, l'importante è che ti diverti, Giovanni. Se ti diverti puoi fare tutto quello che vuoi. Quando il gioco inizia a diventare un po' che non ci si diverte più, bisogna cambiare gioco, tutto lì messo. Se ti giochi anche al gioco dei dadi e degli scacchi e ti diverti, fai quello che vuoi. Io diciamo che col FIFA ci ho provato qualche volta, non conoscendo, non sapendo, non so praticamente nulla. Anche Morris, grande Morris, non me l'ha mai detto questa cosa del calcio Morris, però io ne gioco molto rapido.
Tu giochi? Ma no, solo quando vengo in cugino, se no posso andare a togliere noi. Ma FIFA? Gioco molto. Sì. Però ma FIFA. Online mai fatto. Ah, eSport? Quello della cosa? Perché sono già uno a finire. No, davvero? L'hai scudo? Ma no, ma parla di quello che vuoi, amico mio. Ah, l'hai scudo. E sarà nell'aggiornamento prossimo, allora. Speriamo che mettano anche altre mappe, eh. Ah, ok, ok, ok. Beh, ma calcio giocato tra amici è fantastico. Tutte le volte che andavamo a suonare, Giovanni, se si finiva la partita di smontare il concerto live, anche i ragazzi che suonavano, io portavo sempre dietro il pallone, e finito che smontavo tutte le casse, tutte le luci, tutte le cose, mettevo tutto sul camion, perché c'erano tre camion, tre furgoni grossi, tre turbo daily, sì. E, quindi era tanta roba, tante casse, tante robe, non portavamo i palchi, ma sì, tutto il resto lo portavamo noi. I palchi li montavano già i comuni. Sì. E niente, noi facevamo solo service audio e luci, no? Con i tecnici, con noi che stavamo lì a fare tutta la serata. E tutte le volte, non dico tutte perché vabbè, a volte c'era talmente stanchi, poi magari mi dovevo fare tre ore di strada di furgone. Però tante volte portavamo il pallone e alla fine ci mettavamo a giocare tutti quanti a pallone, organizzatori, i gruppi, e chi rimaneva lì alla fine, noi, no? Che stavamo lavorando, tutti a giocare a pallone e poi via. Quindi il pallone è tanta roba, ragazzi, eh. Però sono più sugli sport. Oh, caspita. Sta bene adesso? O c'è ancora la testa rotta? 41 giri, ragazzi! Io non lo so voi, ma... Ottima prestazione, stai recuperando terreno sulla vettura davanti a te a un ritmo di un secondo a giro. Un secondo a giro, raga. Ridendo e scherzando? Ah, ok. Perfetto, perfetto. Perfetto, Joe. Sto facendo la tutina io intanto. Bravo, bravo amico mio. Mi spiace che non sia riuscito a giocare. Ci abbiamo anche provato venerdì, sinceramente, quindi non so cosa è andata male. Però la prossima volta dobbiamo collegarci almeno mezz'ora o tre quarti d'ora prima, eh. Perché vedi che può succedere un problema e lo risolviamo prima della gara, se no non riusciamo a partire giusti con l'orario. Però al 22 quando sei in casa magari la tira falla da cioè, quello ci... molto giocatore insieme. Cioè la tira insieme a due giocatori, non so come si chiama. Qual è la prossima? 22? Sì, e poi praticamente là non c'è bisogno, che le gare sono tutte in ordine, quindi... Ah sì? Ah, perfetto. Ma qual è la prossima? La prossima settimana? Penso di sì. Non ho visto la programmazione delle gare reali. Vabbè, poi dopo andiamo a vederla, dai. Devo vedere la programmazione delle gare reali, ragazzi, così le facciamo tutte. A disposizione sul DMF. Dai, ma non mi fai rientrare adesso 43 giri? Cioè, poi dopo cosa devo fare? Gli ultimi giri con le gomme finite? Un vantaggio sulla vettura che ti segue, gli rifili qualche secondo a giro. Porca! Come l'ho fregato! Vettel! Scusami Vettel, ti ho fregato proprio, ti ho sdrumato, ti ho sverniciato la fiancata. La parolina non è riuscita tanto, però vabbè così. Ti ho sverniciato la fiancata. Tutto il lavoro di Sharder Design buttato via. Oh no, 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 no! Caspita, ragazzi, io devo correre anche di brutto, ho 3 secondi, eh! 3 secondi, non è poco, eh. Ok, dai. Alonso l'abbiamo beccato, raga. Alonso non fare lo st. Esatto, esatto. Mi è piaciuta questa, Shard. Perché questi qua sono. Oh, guarda, guarda che mi chiude! Guarda che mi chiude dentro, Alonso! Ma sei un pilota veterano, ma cosa fai così? Ma cosa fai che. Ma porca la miseria, ragazzi, incredibile! Avete visto Alonso cosa ha fatto? Incredibile manovra evasiva di Alonso che voleva stare davanti a tutti i costi. Gasly. Dai Gasly, fai bravo. Fai bravo, so che sei terzo. A podio, ma adesso non sei più a podio. Non c'è più. Terzo Charles Leclerc, ragazzi. Forza, forza Charles. Dai che ce la fai.
Non vedo l'ora di andare in box, ragazzi, per bere un goccio d'acqua, di, per smettere di cambiare ste marce. Dai, ragazzi, ci siamo. 44esimo giro, Charles Leclerc sta andando a prendere Sainz, che è il suo compagno che dovrebbe farlo passare, in teoria. In teoria. E andiamo a prendere Lando Norris, amici. Lando Norris è il primo, è il campione per adesso al 44esimo giro, il vincitore del Gran Premio Canada 2022, ragazzi. Lando Norris, Lando Norris, che gara, Lando, commenta come è andata sta gara. Perché gli altri si sono schiantati e io mi sono trovato primo. Ah, grande Lando. Questo è il commento, raga, fuori gara. Grazie a Marco, che è stato primo. Sì, è successo un po' di bordello. No, non tutte colpe del Marco, Drums. Sono anche colpe di altri. Tra l'altro anche di Verstappen, che tra l'altro... complimenti Lando. complimenti Lando. Ma sono primo? Oh, boh, non so. Io correvo, andavo nei soliti 130 all'ora. Non sapevo neanche di essere stato primo. Stavo pensando a fare la spesa, non... sono arrivato primo, vabbè, buona, dai. Dai, Sainz, fammi passare. Scuderia. Box, box, box. Dimmi tutto, Marco Drums Games e Charles Leclerc. Allora, fate passare Marco Drums, perché questo Sainz mi sta... Questo Sainz mi sta tirando scemo, scuderia. Forza, 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 scuderia. Fate cambiare, fate spostare Sainz. Fatelo spostare. Porca loca, sto Sainz. No, guardalo che stronzo. Scemonito. Dopo vediamo nei box. Nei box non ti do lo champagne. Stupidoni. Tutti che cercano di salire su un podio e non lasciano spazio al grandissimo Charles Leclerc o Marco Drums Games. Marco Drums Games Leclerc. va bene, buonanotte Giovanni, buona più che altro notte, che se riesci non vai, non è che dormi, però ciao, ci vediamo, amico mio, grazie per essere venuto. Bravo Charles, grandissimo, grazie per essere venuto, come dice il grandissimo Charles, che ormai siamo diventati con la S, siamo spagnoli e portoghesi, basta aggiungere la S, ragazzi. Grande Giovanni, fammi un sacco di pubblicità, se vai adesso fuori con i tuoi amici, mi raccomando, pubblicità a tutti i tuoi amici, falli scrivere. Andate a mangiarvi un gelato e fate scrivere anche tutti quelli che stanno mangiando il gelato in quel momento. Buon divertimento. Ogni persona che vedete, fermate. Bravo. Stalkizzatelo, dite. Fate iscritti al canale di Marco Drums Games e non te ne pentirai. Cosa ne dici, Chad? Domani mi hai fatto pentire. Sì. Allora, Lando Norris sta correndo, ragazzi. Lando Norris lo andiamo a prendere. Ho baciato. Strategia disponibile sul DMF. Ragazzi, ho baciato il muro. Chi è che è entrato? Lando? Come, Norris è lì? Non è entrato in box. Cominciano i box, raga. Devo andare in box. Da poco di prima. Le gomme, cominciano? Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Ok, un qualche giro sotto lo butto. Ma non c'è una strategia di gioco che mi fanno i box? Devo schiacciare sempre il tasto io? Cambia strategia, che cos'è che... Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DNF. A strategia a disposizione sul DNF. Ragazzi, ma io sto correndo a 300 all'ora, non è che posso stare lì a cagare voi dai box. Cioè, fate questa strategia, mi dite, entra in box, entra, Drums. Cioè, non so io, raga. Devo far tutto io. Lando, ce lo beviamo, ragazzi? Ce lo beviamo alla fine? Oh, va come tira. Che macchina è quella di Lando, quella arancione? Come viaggia. McLaren, eh? E che motore monta? Lando entra! Penso motore da McLaren, devo montare. Mercedes? No, McLaren. Non lo so, che c'è il motore Honda, Ferrari, Mercedes. Devo recuperare. Mazepin, levati. Devo recuperare, ragazzi. Dyson. ci sta, perché viaggiava e facciamo una bella orietta.
dai, motore Dyson, se esce la vedia, però... Secondo me se li montano davvero fanno paura i motori Dyson. Guardate gli aspirapolveri, ragazzi, che roba. Si aspirano pure le macchine. Eh sì. Quando possono di fianco, vi hanno aspirato. Allora, 48, 70, quanti giri mancano, ragazzi? 22? 150 giri oggi, adesso. Ok, d'accordo. Giro 50. Non devo far danni, eh? Devo comportarmi bene, ragazzi. Ho lì arrabbiata, ragazzi. Il drago, non fate arrabbiare il drago, che Marco Drams deve arrivare primo, sennò il drago si arrabbia! Chissà perché ha arrabbiato. Dai, 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 devo entrare in box ancora, eh! E sento le gomme che sono andate, guarda qui, che lungo. Però gli ho detto in box che entro a 50. Devo fare un altro giro, dai. Devo entrare al 50, ragazzi. Un altro giro con queste gomme tutte scassate. Hanno recuperato un po' Perez, eh? E se io entro adesso? D'accordo. Box, box, box. Box, 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 raga. Non me la sento più, le gomme non tengono, non tengono. Provate con via. Box, box. Sì, 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 Sharder, assolutamente. Dai, muovetevi. Quanto volevo portare a quella parte? Perché Formula 1... Muovetevi! Muovetevi! Dai, meccanici, sono quattro gomme! Cazzo, no, la Perez è andato, Norris è andato ancora, ragazzi, in salita la gara! Dai, vai questa macchina! Ciao, ragazzi! La gara con il treno attuale. Ok, devo finire la gara con queste. Sono terzo, amici miei. Bella, dai! Fattibile, fattibile. Devo finire la gara con queste, va bene? Va bene, capo. Madonna, ragazzi, quando mette gomme nuove è un proiettile, eh? Lando Norris le ha messe due giri fa, eh? Quindi dovrebbe andare. Oh, finisce. Secondo me la finisce, eh? Secondo me la finisce. Io adesso ho le gialle. Allora, se non sbaglio, tre. Io ne ho fatti due che mi ricordo e uno che non me lo ricordo. Però ho cambiato due ali, quindi adesso non ho cambiato l'ala, sono tre cambi gomme e due ali ho cambiato. Stavolta la Ferrari mi scalano un po' di soldi dallo stipendio, perché due ali, gli ho scassato due ali. No, in realtà uno è stato quel cattivone, chi è che era? Norris, chi è che era il cattivone che ha frenato? Non me lo ricordo più. Il tuo compagno di squadra è 3,3 secondi. Non mi ricordo. Vedi che anche tu c'è un po' di che non ti ricordi le cose, amico mio. No, ero lui, le cose. L'incidente è stato fatto all'inizio. Ah, Bottas, bravo, era Bottas, Shard. Ti ricordi? Okay. Che gli sono dato un po', che ha fatto il... Chiamano Bottas. Sì, infatti è quello che abbiamo fatto anche la battuta. Pensa quanto siamo smemorandum. Ci abbiamo fatto anche la battuta del Bottas, eh? E non ce la facciamo ricordare. No, calocca. Mi ero avvantaggiato. Allora, sono qui, ragazzi, Posso anche non esagerare perché non voglio rovinare le gomme. Dov'è la medica tarla?
È in giro, l'ho vista che va, viaggia per casa, non so. Ah, ok. Bello, non gli piace tanto Formula 1 da vedere a lei. E quindi si annoia, magari viene alla fine, spero che venga alla fine a festeggiare la vittoria. A me piace un sacco giocare a Formula 1. È molto più. Io lo trovo molto più dinamico rispetto al Gran Turismo, le macchine vanno più veloci e bisogna prestare molta più attenzione, no? Marco Drams ha raggiunto Norris, Charles Leclerc. È adrenalinico, bravo Andrea, mi hai tolto le parole di bocca. Bravo, adrenalinico. Ragazzi, come ho parcheggiato Norris dietro di me, incredibile. Okay, bel sorpasso. Mi sono spaventato anch'io del sorpasso fighissimo che ho fatto, eh. Dai che andiamo a prendere Perez, dobbiamo andare di 3 secondi, raga. Vamos. Non è che devo solo andargli davanti, devo dargli 3 secondi, se io ho la penalità. Dai che me lo brucio. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Avete visto Perez che mi ha brancato dentro la gomma? Lui non ce li ha le penalità, eh? Caspita, direzione di gara! Siete ubriachi? Sì, siamo ubriachi capo. Cioè, fammi capire. Non abbiamo visto niente, no? Insomma, immagino. ...17 giri ragazzi, mezz'oretta abbiamo finito, mamma mia ragazzi come dura la gara intera. Non pensavo che erano 70 giri però, eh. Non è lunga la pista allora per fare così tanti giri, vero Charles? Di solito quando la pista è corta... No, sì, no, è più che è corto. Che vuole in realtà li stanno facendo con niente. Sì? Ma senza far spoiler chi è primo, secondo, quanti giri sono loro? 4 ore. Ci vediamo se siamo... Giri. Quanto? 55. Oh, siamo come la corsa reale, ragazzi! 53, loro sono 55. Ma porca lì. Non posso spoilerare. Calippa. No, non puoi. Vai, Latifi, fammi spassare! Che a Sky l'ha già visto la partita. Ah, la gara, vedi. Chi? Ah, Sky, sì. Ah, perché l'ha fatta prima? Fratellizzano la fanno vedere dopo. No, la replica. No. Ciao, amici. Ma in teoria è la 8 su Sky, eh? E alle 9 rotti parte sulla 8, 7. La 8 lì, come si chiama? Ah, ok. Sì, alle 8 su Sky. Sono andato a vedere. Perché la fanno alle 8? Sono in Canada. Sono le 2 in Canada, quindi sono 6 ore alle 8 da noi. Bella ragazzi, ragazze, benvenuti. Stiamo quasi terminando la gara del Canada 2022. No. Loro hanno quasi finito, 56 giri adesso. E io 54, sì, siamo partiti 2 giri dopo, perché stavamo provando a giocare io e Sheldon insieme, se no io alle 8 precise ero già in partenza. Però è stata una gara incredibile, devo stare molto attento adesso quando si usureranno le gomme, a non sbagliare, perché ci vuole un secondo ragazzi, un secondo di disattenzione. Uè, Vertex, ciao grandissimo, come stai? Ciao Vertex, è entrato prima Zubi, prima a salutare, è andato poi penso a farci la sua bella livettina, grandi ragazzi. Allora Vertex, è successo di tutto in questa gara, 3 safety car, 2 cambi di alettone, Bottas che mi frena davanti e mi dà la penalità a me, incredibile.
Mancano 15 giri. Grande Andrea, grande Andrea. 15 giri e il grandissimo Marco Drans Leclerc è in prima posizione, ma mai dire mai, perché ci vuole un secondo a sbagliare e devo avere 3 secondi e ce l'ho adesso a malapena di vantaggio con Perez, anzi non ce l'ho neanche 3 secondi per poter arrivare primo, perché ho preso dal tuo compagno dietro di te è una penalità. 13,1 secondi. Poi Vertex porterò anche il Formula 1 2022, al 28 di sto mese vado in day one all'uscita del Formula 1 22, lo porto sul canale, quindi tutti i miglioramenti, tutte le macchine e tutte le piste nuove del 2022. Eh sì amico mio, qui non si scherza, Marco Dranos Games, ci si diverte, ma si fanno le cose come nella realtà. Ed è stata veramente difficile come gara, ti devo dire la verità. È già dalla gara Monte Carlo che faccio in contemporanea con le gare reali la mia gara per tributo e per rispetto a loro che stanno correndo realmente e rischiano la vita. Io invece non rischio niente, rischio soltanto di arrivare ultimo. Però ragazzi, adesso ci sono i doppiati, non dobbiamo cazzeggiare perché i doppiati sono tanta roba e devo recuperare 3 secondi che in teoria ce li ho, ma ci vuole un secondo. Ah, grande! Mamma mia ragazzi, voi non potete capire quello lì con la punta dell'occhio. Anche tu lo prendi il 22, grande, grande, dai, poi ci facciamo qualche partitella. Anche il Vertex Sharder lo compra. Io e Sharder lo compriamo, ci facciamo tutta la campagna insieme. Grande perché Vertex. Grande. Però visto che lo compra anche Andrea, che è qui con noi stasera, e forse anche il mitico Kevin, dobbiamo convincerlo un po' Kevin, sempre se gli arriva sta console, perché non è ancora arrivato dopo 3 settimane la PlayStation 5, cose stranissime, ma cose che succedono. Allora, è incredibile, dopo 3 settimane che non è arrivata. Io devo prendere un'altra. Loki no, non lo so Loki. Sinceramente, ti ha detto Loki che lo prendeva? Charter? Loki ti ha detto che prendeva Formula 1, per caso? Loki... Non mi pareva che l'abbia mai pronunciato neanche. Può darsi la data, non ci stiamo ricordando, probabilmente. No. A parte che non mi ricordo niente Andrea, quindi come se ti dico il nulla, però dovrebbe non comprarlo in teoria. Lo sappiamo, se ora non mi ricordo io, se me l'ho detto non mi sto ricordando neanche io perché Marco mi ha contagiato. Parole dure da un uomo davvero davvero duro, sei un uomo duro stasera. Mannaggia te. Ma non mi ricordo niente. Sì, è che si contagia questa cosa qua, è bellissima. Ciao ragazzi, benvenuti nella live di Marco Drams. Charles Leclerc sta dominando il Gran Premio del Canada con mille problemi e colpi di scena della gara. E dopo, se volete vedere gli highlights, rimanete qui ancora 12 giri che vinciamo, spero, la gara e andiamo a vedere gli highlights della gara che sono veramente veramente fighi, tante cose sono successe durante questi 70 giri di Gran Premio di Canada 2022, ragazzi, 2022, una gara difficile. Charles Leclerc è partito in pole position, ha avuto un sacco di problematiche, non riusciva a far andare in temperatura il freno destro. Charles, le stronzate che dicono, no? Non riuscivo a far andare in pressione, poi c'era un po' meno pressione, la gomma sinistra, sentivo un po' l'abitacolo che ballava, non hanno stretto la vite centrale del seggiolino. Il volante era veramente parocco. Eh sì, il volante perdeva la spugna. Olio. Un pochino di olio perdeva pure.
gli hanno messo un cuscino scorreggiante nella macchina e si sono dimenticati di toglierlo. Hanno fatto una sorpresa, uno scherzo, ma poi dopo lo scherzo si sono dimenticati di toglierlo e sto ballando col culetto a destra e a sinistra. Quindi è stata una gara veramente terribile, però conclusa bene per i miei fans. Quindi forza Ferrari, forza Ferrari, forza Ferrari. Sono... No Maria, io esco. No, no, no. Perché esci? Alla fine non puoi uscire, amico mio. Non ci abbandonare. Non ci abbandonare sul finale, amico mio, ho bisogno del tuo supporto, sennò qui si va tutto a ramengo. Mi dice i tempi, Andrea. Si è fermata la live? No, solo a te? Magari dei piccoli imprevisti tecnici. Devo andarmi a farmi. Ok, ok, grande, 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 Andrea. Mi hai fatto preoccupare, mi è preoccupato di più questa storia qua che non sei in live che la gara. Dopo devo andare a fare una corsettina, ragazzi. Sharder, scusami se non vengo a fare un online subito dopo con te, ma non sento più le gambe, ti giuro. Chiudiamo la live qui. E domani sera Gran Turismo, ragazzi, Domani sera Gran Turismo col mitico Sharder Design. E se volete giochiamo insieme, giochiamo insieme. Possiamo anche giocare. Mamma mia, tutina nuova, raga! Incredibile, grazie Sharder. Ma è del gruppo corse o per me o per te o per Carla? Sarebbe per essere il mio nome, però se mi piace. Sharder, sai che mi piace, amico mio, sai che dopo ti chiederò. Sai che poi ti chiederò se me la fai anche a me, no? Lo sai, né? Ormai sono talmente belle le tue libre. La Mercedes. Ah, quella che stavi finendo di fare! Bella Mercedes! Sì, quasi. Ma l'hai finita la macchina? Beh, la macchina sì. Allora domani vediamo la macchina e vediamo la mitica tuta di Charles Design della Mercedes. Io non c'ho neanche la tuta della Mercedes, amico mio. Poi se ti piace te lo faccio. Mi piace, te lo dico già. Te lo dico già, mi piace. Va bene, dai, domani la vediamo insieme. Questo è un prototipo. Ok, ok, ok. Ci sta, ci sta. Ragazzi, abbiamo anche... Ah, hai scaricato la tuta dell'Accademia, grande Andrea. Scrivilo, scrivilo, amico Sharder, di iscriversi all'Accademia ai nostri amici. Andate a scriveteli, squadra corso. Bravissimo, ci sono le livree da scaricare per poter giocare con noi, insieme a noi, e anche per i fatti vostri tag con i colori della squadra. Tag di Sharder 98 dei miei livree. Bravo, scrivilo, scrivilo però. Se riesci, se hai la possibilità di scriverlo. Grande Andrea, sì, hai la possibilità di scriverlo perché adesso è scritto grande Andrea. Dai ragazzi, 3 secondi, siamo avanti, non dobbiamo sbagliare. Io ci credo che i motori saltano, ragazzi, comunque dopo un po', questi qua. Che pressione hanno sti motori? Sento un piccolo bagliore. Grande, grande Sharder, grazie, grazie. Iscrivetevi al canale, ragazzi, e anche al gruppo corse. Nera Lancione Fucsia, bella, bella Bragali. Vieni a festeggiare fra 7 giri con la trombetta? Mi sa che te la sono in testa, Roberto. Eh? Il distacco dal tuo compagno sono in testa, di squadra è 24,0 secondi. 65 giri in realtà, quindi... Sono lì, Chiudiamo praticamente due giri dopo, dalla realtà.
Dopo fai altri 70 giri, sì, la prossima settimana o tra un mese. Tu mi vuoi vedere morto, amico mio, vuoi vedermi che non mi muovo più dal divano? Sai cosa vuol dire stare in tensione per un'ora e 40 minuti? Red Bull, però. Porca miseria. Che gli ho montato a Red Bull il motore da un caspita di aereo, sta già. Che macchina è? Ah, sì, è bello. Non parlare nulla. Ma sincero, no, io dire non che è diventato Hamilton, però non so. Bravo. Sembrava Hamilton, purtroppo. Verstappen. Bravo. Non dire nulla, che ti bannano dal canale, ti banna la no. Giulia. La gara è finita, sono tutti stampagnati contro il muro, gara finita tutti, di... Tutti e 22, bella lì. La gara reale è finita, ragazzi, tutti stampati sul muro, non è vero. Non si dice mai che di non comprare i giochi la gente deve per forza comprare i giochi, ma se no muore tutto il mercato dei videogiochi. Ma poi vedrai io e grandissimo Andrea e Sharder, vero Sharder, che gare ci facciamo, eh? Esatto. Complimenti Lando per la vittoria. Sì, ma era grande, questo mi è piaciuto. È come quando hai detto che ero dietro che di casa tua a farmare, mi ha fatto troppo ridere. Però è bello che era la poverina, la nostra cara amica Bregali, che correva per il signor Marco. Lui cucinava il pesce. Allora Carla che correva per Marco, spendendo soldi per macchine. Mamma mia, me lo ricordo quella serata là. Un botto di macchine l'ha comprato. Come la macchina di a letto. Oh Andrea, dai. Giuro che non vengo a farmare stanotte che ti faccio bordello mentre dormi, eh? Ok? E poi vi dico lo sempre. Ma che è troppo che non fa dormire. Dai ragazzi. Sembra una passeggiata adesso, eh? Però ragazzi non è così, eh? Adesso ho dei doppiati davanti. Fatti pagare, amica. Dai focus Marco. Ultimi giri, esatto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Infatti in Gran Turismo non compriamo più macchine perché la mitica Carla e il mitico Zane Boy di pomeriggio non farmano più e non si compra più un Gats. Ecco, vedete? Non vuole farmare da solo. Poi quando entro a farmare bisogna fare 160.000 robe. È perché farmavano loro un po' in Sardegna e l'altra pista. Di giorno andavano dentro il grande Zane Boy e Carla e farmavano, no? Un po' di soldini, sennò come facevo a avere tutti quei soldi lì, amico mio? E allora praticamente dopo un po' hanno smesso e compravano sempre macchine ogni volta, no? E comprando macchine in tutte le, c'era un sacco di gente che veniva a vedere perché era bello, piacevole, anche che si compravano le macchine, si provavano. Adesso non si riesce più, devo farmare quando gioco, però sempre ci vuole mezz'ora per 700.000, quindi non è che si può fare tantissimo. E farmo un po' quando infatti nelle live, tutte le volte che inizio la live c'è una Sardegna, almeno una o due volte la pista della Sardegna riusciamo a farla in una serata e comprare qualche macchina. Adesso sono tutte quelle da 18 milioni, 15, 13. Madonna, 10 milioni, non bastano 10 milioni, eh? Oh, amore mio, sei arrivata. Amica. Non bastano... L'audio, amore. 10 milioni non credo che bastano per la scudo, perché se è un'auto storica io credo che la facciano pagare tanti soldi, eh? 13, 14 milioni la scudo, secondo me, se la fanno. Però... Allora ragazzi dai, tre giri mancano, Marco Drams Leclerc sta vincendo e dominando il Gran Premio, anche se poi
in realtà il vincitore della gara è Lando Norris, è vero Andrea? È Lando Norris, grandissimo, che ha dominato 4, 5 o 6 giri anche della gara del Canada, non sapendo neanche di essere il primo, perché sono usciti tutti quelli davanti a lui. E li hai fatti uscire tu, eh? Non è vero, non è vero, qui si dicono bugie. Non ascoltate le bugie di Charles Design. Amigas, dai che tu mi dai retta, è vero o non è vero? Orco schifo! Non tengono più le gomme! Ma quel cretino di Bottas mi è venuto addosso, ma ha dato la penalità a me. All'inizio. È solo che non... The show must go on, qualsiasi roba succede si va avanti. Sono le gare vere. Sufficienza per altri 5 giri. Come carburante per 5 giri? Va bene, mancano due. Mi stavo preoccupando. Vedo già la gomma, ragazzi, tutta sbollicinata, eh. No, non ci sono. C'è Vittico Sciardo, Andrea, Frac. Ultimi giri, ragazzi, ultimi giri. La parte sta guardando la Formula 1, bellissima. Dai ragazzi, 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 ragazze, forza. No, aspetta, 68, 69, forse devo farne ancora due o è l'ultimo? Aspetta, 69, 70, no, forse devo farne ancora due. Quindi, aspettiamo il prossimo. E poi 70. Eh sì, quindi non esaltiamo troppo presto, ragazzi. Buca lì le gomme, amica. Potrebbe succedere di tutto. Abbiamo 10 secondi di penalità di vantaggio, eh. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 30,3 secondi. E qualsiasi cosa succede. Mattia sotto carica, bisogna la bandiera adesso, bi. Anzi, dovresti caricare già il programma. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Come buca le gomme, oh! Dai ragazzi, ragazze, ci siamo! No, ma non ci volevo dire per cattiveria, ma... No. Perché vi vuoi bene, sì, sì. Dopo 70 giri, buca lì le gomme, proprio simpatia, buttami via. L'ultimo giorno sono venuto a una live. Eh sì, col buca gomme, ormai è buca gomme, moriremo così. Allora ragazzi, non ci posso credere, ultimo giro. Il cuore in gola, Charles Leclerc sente già la pressione della vittoria al Gran Premio di Canada 2022, dello spumante, della baldoria, della grigliata che faremo subito dopo insieme ai meccanici sul motore bello caldo, perché voi dovete sapere che le grigliate fatte sul motore appena si arriva vengono fuori delle grigliate belle toste, eh. Mazepin, non farmi scherzi, Mazepin. Stare molto attenti ragazzi, i doppiati, eh? I doppiati sono terribili, ti frenano davanti e ti fanno spaccare l'ala, ti fanno spaccare anche le gomme. Dai ragazzi, Andrea, tutti quelli che siete dentro, oh, amici miei, eh sì, è la fine, una gara durissima, tre safety car, no, oh, aspetta, non è ancora detto, c'è ancora una gara, bisogna arrivare a anche una curva qua, potrebbe succedere di tutto, ma invece non è successo e il Gran Premio del Canada 2022 viene vinto da Marco Drauschi. Fantastico. Hai
Sergio Perez, perché? Cosa ha fatto Perez? Io ho fatto tante cose oggi. Romy, ho vinto, Roberta, ho vinto. 1 ora e 45 minuti, ragazzi. Marco Drums, Leclerc, la Ferrari vince, trionfa in Canada 2022. Ciao Roby! Chiudiamo bene. Marco Drums, Ludo. Bella raga. Marco è impazzito. Tieni, metti anche questo. Metti anche tu gli occhiali, per forza, è obbligatorio. Ciao Roby! Ragazzi, è già andata la Carla, oggi è così. Vai. Lo straordinario risultato oggi. Charles Leclerc passa al comando della classifica, passando al pilota del giorno. Luca, su chi cade la tua scelta? È difficile scegliere oggi, ma direi Sergio Perez, perché ha guidato veramente in modo fantastico. Ma come Sergio Perez? Un altro fantastico weekend di corse. 94 minuti, ragazzi, 95 minuti di gara. 95 minuti di gara! Straordinario, Roby! Grande! Vediamo gli highlights. Gostiamoci gli highlights, Roby, che tu sei entrata adesso, vedrai quello che è successo durante la gara. Charles Leclerc parte secondo, grandissima partenza di Charles Leclerc, grande Roby, davvero ci manchi tanto, amica mia. Guardate qui, ecco qui, Bottas mi è venuto addosso e mi ha dato la penalità di 3 secondi, ragazzi. Io vorrei il responso della direzione corse della Formula 1, che vorrei fare ricorso, perché Bottas mi è venuto addosso, non io. Vabbè, fa niente. Comunque, wow! Al giro 7 è successo questo, ragazzi. Eccolo Verstappen! Ecco che cosa è successo! Si è girato, per quello non ce l'ha più. Al giro 13 ammazza che botta. Allora, i replay sono bellissimi, ragazzi. Fa un po' a scatti e penso che recupereranno col nuovo. Oh, eccolo qui, ragazzi, che roba! Guarda. Guarda la tuta. Ecco, mi sono venuti addosso, ragazzi, che bordello. Vai Charles, vai, corri, guardate che trenino che ho fatto fuori, adesso forse si incartellano. Al giro 21, vediamo cosa succede. Vediamo. Ciao ragazzi, grandissimi, benvenuti nel canale di Marco Drums Games. Dai. Un bel dritto di Marco Drums Games. Bella lì. Ciao Carlo, buonanotte. E al 33esimo giro, eccolo cosa è successo. Al 36esimo giro. Sorpasso strepitoso di Marco Drums, vediamo, sì, due se ne... Lando Norris, no, chi era? Ricciardo mi ha toccato la panza con il ha baciato il muretto Leclerc, incredibile come ho fatto uno spaccato tutte e quattro le gomme. Giro 70 e vince Charles Leclerc, Gran Premio di Formula 1 2022 di Marco Drums Games Channel. C'era scritto 2021 sui tabelloni, chiaro, questo è il gioco vecchio.
2022 ragazzi. Grande. Gioco il vecchio. Grazie Charles, grazie amico mio. Oh, nessuno mi ha bucato le gomme, siamo stati veramente peccato, tranquilli. Esatto. E quindi amici e amiche, io vi ringrazio, è stata veramente una serata fichissima. Chiudo prima la live perché non ce la faccio più. Tu vorresti farti una corsetta? No, si su un altro gioco. No. Come ho avuto Marco, sono calmetto. Tanto vado tu da Rossinito. Allora, Robby, io ti aspetto domani sera con Gran Turismo 7. Sharder Design sta creando le nuove livree fighissime e nuovi caschi e tute, ok? Per lo Sharder, domani sera sono pronti da vedere? Tuta e auto. Tuta e auto. Prima di Sharder e poi dopo le farà pian pianino anche a Marco Drums Games. Corsetta al volo con Sharder. Corsetta al volo, gliel'ho detto se Sharderino voleva fare. Sharderino, ti va di fare una corsetta adesso? Come sei messo? Dai, dai, la Robby vuole che correggiamo. Che correggiamo. No, dai, ma che correggiamo dai. Insieme, dai, vieni a correggiare, vieni. Vieni a correggiare insieme a me, amico mio. Robby. C'è pubblicità, aspetta. Proprio. Aspetta, aspetta. C'è la pubblicità, aspetta, Sharder. Ritorniamo dopo, aspetta, aspetta. Dice che c'è la pubblicità. E la pubblicità è sacra, come in televisione. Quando c'è la pubblicità vuol dire che arriva qualche soldino. Quando mi esce la pubblicità mi dà un... Quando esce la pubblicità arriva qualche soldino, quindi ci sta. Perché mi sta arrivando? Eccola, eccola, ritornata, ritornata. No, cos'è che ti ho detto io che non mi sono dimenticato, Shard? Sgareggiamo, come hai detto. Sgareggiamo, no? Con roba del genere. Volentieri, sgareggiamo insieme, però... Sgarreggiamo insieme, dai, facciamoci una sgarreggiata. Multigiocatore. Impariamo a fare sta benedetta partita, Sharder, così. Terminato. L'hai fatta? Grande. Beh, non diciamolo lo stesso, perché magari qualcuno vuole vedersela. Anche se è finita la gara reale, non diciamo niente. Sto guardando mio padre. Se vado a dire adesso mio padre il risultato, penso che mi segue. Ecco, non digli niente, non digli niente, non digli niente. Vieni qua a giocare con me. Le pubblicità erano tre. Wow, Robby, grande Drum, sta diventando famoso. Tre pubblicità. Dai, io guardatele volentieri. Quando c'è Marco Drums, guardatele volentieri perché sapete che i due centesimi, i due millesimi di euro vengono a me. Sì, ragazzi, è talmente poco, però vabbè. Allora, no, lasciamo stare queste cose. Invitiamo il mitico Sharder. Ok, invitami, ci sono. Perché hai spento la luce? Accendi la luce? No, non è questa? Era questa? No. Era questa? L'altra. Era questa appunto. Era sbagliata allora. Ok. Allora. Stiamo aspettando l'amico Sharder, eh? Allora, Robby, dici tu una pista che ti piace, dai, facciamo la pista che piace a te. Così almeno corriamo per te e... Hai guardato B, Marco. L'ho fatta, ti ho già invitato. Provo di rimando? Non so perché mi dice... Beh, lo rimando, dai, la seconda ti arriva, quindi... Mi sa che devo creare. Prova. Monaco, oh mio Dio. Monaco? No, davvero? Ma chi Monaco, ha detto Monaco? La odio Monaco, tutti dicono Monaco. Non le conosco Formula 1, per fortuna. Grazie Robby. Allora, vediamole insieme. Aspetta, Kevin, no Monaco, ti prego, Monaco. No, Monaco. Ma Kevin ha detto Monaco. Allora, guarda, Robby, ti faccio vedere le piste come sono, si vedono così, Allora, c'è il Bahrain, che l'abbiamo già fatta. Imola, che è bella tosterella. Portogallo, puoi dirmi con i numeri 1, 2, 3, 4 oppure scrivi quella che ti piace di più. Il Portogallo è molto bella, Portimao. Spagna, no, Monaco la saltiamo, no, Monaco no, dai, vi prego, Monaco no, e non si riesce neanche a superare, vi prego, Monaco no, Monaco, ti prego, Monaco no, ti prego, tutto prende Monaco. Ve ne facciamo anche due, ma Monaco no, amici, vi prego. Azerbaigian è un'altra di quelle terribili. Quante piste sono? Un po'.
Dopo c'è la Francia, Portogallo, ci sta. Allora, Portogallo. Portogallo. Allora, Interlagos. Beh, tu con Interlagos ti piace, hai ragione. Però ha scelto prima la Robby stasera. La prossima volta scegliamo. Va bene, Portogallo. Portogallo. Perfetto. Siamo al crowdo ufficiale, il cambio come prima. Per vedere sì, te. Ma quello lo facciamo da dopo. Io sto cercando di. Struttura del weekend. Va bene, possiamo fare medio, ci sta, va bene pure Portogallo. Grande, grazie Andrea, perché. Allora, stato, no, qui è tutto. Come? Frenata assistita basso, no, ma che cazzo stai di. No, ok. Grande Roby. Allora, aspetta che sto vedendo tutte le storie. Frenati bloccaggio sì, perché è una rottura di scatole. Cambio, vabbè, manuale. No, cambio, devo mettere. Cambio consigliato e manuale, almeno lui se. Ok, meteo. Mettiamo di giorno perché se mi mette la pioggia siamo proprio fregati. Ho detto sì. Una parolaccia. Oh no, amico mio! Allora, vedi qua, aggiungi e rimuovi di IA. Quello lì dovevamo. Cosa devo fare io? Aggiungi. E come lo aggiungo io? Ah, 19. Eccolo qui. Guarda, devo fare la gara. Ma no, davvero, aggiungi il nuovo IA, era così facile. Si faceva 19, ma va, dai, va bene, dai, abbiamo capito. La prossima c'è anche il Sharder, eh. Comunque questa roba qui non l'avevo fatta neanche l'altra volta, scusami Sharder, eh. Gestisci, o l'avevi fatta tu la lobby e non l'ho fatta io, e quindi per quello che c'era le macchine no, l'altra volta. Io l'ho fatto, non so chi, l'ho fatto qualcun altro. E chi cazzo l'ha fatta la lobby? Aspetta Marco, però non sono quelle. Ah scusa. Ma le macchine proprio. Non si può correre con le macchine di Formula 1? Sì, stanno così. Aspetta, forse c'è da qualche parte. Impostazione lobby. Allora, aspetta, auto Formula 1 2022-21, ok. Adesso si può. Ok, adesso si può. Leclerc e Marco Drums. Tu cosa prendi, amico mio? Sainz. Io provo, no? Red Bull Sharder, stavolta vinci tu, ok Sharder? La mitica Robby vuole che vinci tu, dai ci siamo. Guarda che non è a tavolino Robby, quindi è Real Dagi quindi si vince chi è il più bravo, solo chi è più bravo, eh? Di nuovo giusto? Ma porca di quello. Cambio. Ma non puoi metterlo qua. Non puoi metterlo qui il cambio, no? Non mi fa mettere dopo. Portimao, ragazzi. Chi se la ricorda? Senza neanche l'aiuto, eh? Ah, no, c'è automatico. Manuale. E chi se la ricordava sta gara, raga? Infatti, cioè, è incredibile, come se è la prima volta che ci sto andando. Ah dai. Ma che gara è tutta su e giù? Non me la ricordo. Oh mio Dio! Allora amici che siete entrati adesso, gara di Canada 22 si è conclusa con la vittoria di Charles Leclerc. Marco Drums Games Team ha vinto la gara di Canada 2022. No, neanch'io. Proprio. La gara è finita, Roby, quella vera. Iniziava alle 8 perché in Canada sono le 2 del pomeriggio, no, adesso sarebbero le 4 del pomeriggio, e iniziava su Sky che la trasmette in diretta alle 8,
quindi quando abbiamo iniziato io ho iniziato qualche minuto dopo perché ho provato a farla col mitico Sharder, che lo volevamo fare i 70 giri insieme, però alla fine non ci siamo riusciti per una stupidata che abbiamo risolto adesso in 10 secondi, ti dico solo quello. E niente, siamo riusciti a... no, in realtà è finita, però non diciamo assolutamente, anche se è finita la gara reale, com'è, perché magari qualcuno deve vedere adesso su... Penso che inizi adesso alle 10 su TV8, che fanno vedere la gara proprio... Ecco, su TV8 è già iniziata, vedi? Esatto, quindi su TV8 è iniziata, quindi non diciamo spoiler né niente, non sappiamo chi ha vinto, Roby, quindi veramente anche volendo non saprei neanche mimarti chi ha vinto senza dirlo. Comunque, da Marco Drums Games, 2 ore di gara ha vinto Marco Drums, quindi grande Drums. Ok ragazzi. Guarda, dovevo fare così, infatti, vedi? Così, fatto... vedi? Aspetta, io non so, non so cosa... 29 secondi, 29, 27, 26, amico mio. Ho scherzato, siamo tranquilli a te. No, davvero? Non ho fatto mettere gli altri l'altra volta. No. Ancora? Siamo io e te e basta? Dobbiamo chiedere a... E adesso vediamo. Ci sarà qualcun altro. Quando siamo arrivati insieme a 2 giocatori, questo problema non c'è bisogno, non c'è, quindi... È automatico di rimettere. Perché mo' come è una personalizzata, quindi non so perché non... Ma scusa, io ho visto che ho messo 19 giocatori, eh? Hai visto che l'ho messo? Sì, ho visto pure io. Non so che non bisogna capire come si fa, o forse quando vai a giocare online togli automaticamente gli altri. Quindi non si potrà mai fare sta roba qua. Perché non è cambiato 2 giocatori. Praticamente. No, però cambiare 2 giocatori siamo. Dram si è uscito! E mo esco pure io. Ah, non si fa da lì, ha detto Kevin. E da dove si fa? Tu lo sai, Kevin, da dove si fa? Ha detto Kevin che non si fa da lì. Ottimo. Dillo, Kevin, non si fa la prossima volta. Dillo, così riusciamo a farlo, Kevin, sennò è un casino. Dram si è uscito. Benissimo, vai, io seguo lui. L'hai seguito nel ghiaietto. È un casino, raga, sta pista non me la ricordo più. Dai, che abbiamo quasi finito il giro. No, non ancora. Quanto devo frenare io, sicuro? Sì, infatti. È un casino sta... Tra l'altro, perché 17 giri che erano 14? Quando premi R1 lobby si fa da lì. Ah, quando premi R1 in lobby? Okay. Non credo di ricordarla sta pista. Ce l'ho dietro, eh? Questa... No. Cosa è successo? Ah, sei stato tu! Ok, concentrazione. Vai, mamma mia ragazzi, a girarsi con queste Formula 1, perché non c'è la retro? Non c'è la retro? Porca mia, ho fatto la curva. Scusa amico. Vai, attenzione, niente. Attenzione. Il mio musetto. Musetto è andato? No, lo so, penso sia Inter. Ah. Ok. Non vale la pena, devo fare. Oh, ma vado fuori pista. No. Bravo. Quella curva qui è bastardissima. Ci dobbiamo allenare questa pista. Ho fatto la curva, ho già toccato a malapena poco. Ho frenato pure per non farci girare. Possiamo usare il DRS, DRS.
Urca! Forte sta Portimao, eh! E chi se lo ricordava che era così forte? Chi se lo ricordava che era così? Sono tutte curve. Cioè, sbagli, forse no. Sì, ma curve anche toste, eh? Vedo, questa qui è tosta, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, buonasera, abbiamo concluso la gara di Canada 2022 con la vittoria di Marco Drams e adesso ci facciamo una mega partitella tra amici. Hai conquistato una posizione. Ho conquistato una posizione ma sono uscito fuori dal tracciato 47 volte. Caspita. Oh, questa sai che non me la ricordo mai, Charder? Quella curva lì, eh? Terribile. No. Che cosa hai combinato, amico mio? Ti ho visto contro di me. Un solo giro. Tento. Bella! Incrocio incredibile in un posto dove è impossibile superare, amico mio. Volevi superare delle impossibilità. Tento. Sono una cadenza purtroppo. Porca loca, questa qui non mi ricordo mai! Ah! Ma perché devo seguire Marco? Hai vinto, amico mio. Sono proprio finito nelle barricate. Raga. In seconda mi fa così. No, raga, ho bucato. È successo qualcosa. Ho bucato, amico mio. Rotto. No, ho bucato, mi fa. Come? Fammi entrare nei box. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Bello, sono dietro di te. Io. Robby, purtroppo è incredibile. Incredibile, che gara difficile. Vai ora. Oppure bucato le gomme, Roby. 43 secondi Charder, quando lo becco più. Grande Charder, bella gara. Scusa, ti ho fatto girare, non volevo. Non c'è problema, tanto lì sono andato dritto io, non è che. Ho tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Però volevo tentare a superarti, no? Adesso addio, mi sa che già ho fatto. Ciao. È proprio una pista strana questa qui, comunque. Complicata. Ma questa non me la sto ricordando. Te la stai ricordando? Io no. Te la ricordi? Questa non tanto. Neanch'io, sinceramente. Tutto sto sali e scendi. Mica non. Portimao. Il Gran Turismo non penso l'abbiamo fatto. No, non c'è Portimao. Non c'è lì. No. Ma dai. Ok, mi si gira così. Non sto con cazzo. Kevin, mai fatta in vita mia sta pista? grande che mi ha fatto ridere. Sì, infatti ti giuro, quando la Robby ha detto fai Portimao, Portogallo, vabbè dai, Portogallo meglio di come si chiama quella là di Monaco. Di Monaco, no? Però ti devo dire la verità, mica tanto. Monaco almeno la conosco. Questa non la conosco proprio.
Poi a parte che è tutta piena di curve e pezzi dritti veramente pochi, ma sono curve toste, tutte da seconda bella. E poi c'è sto sali e scendi, che sale e scende, un paio di punti si fa una fatica anche a vedere dove si va a finire, Guarda qua che lava, non vedi la... Intanto mi sbagliavo io, perché non vedi la girata, ti pensi che... Vi divertite? Sì, sì! È vero, guarda che bello! No, dai! È vero, Robby. No, ma ci sta, Robby. Infatti ti ho fatto scegliere perché c'è una motivazione. Basta che non prendi il Monaco, che Monaco era veramente stressante. Infatti l'altra volta che ho fatto 70 giri a Monaco, ragazzi, io non so davvero come sono riuscito a farli. Vi dico la verità. Ho imparato veramente a guidare a Monaco adesso, quindi ogni volta che ci sarà Monaco non è più un problema. Ho preso Red Bull, però al 22 prendo il stesso auto tuo, dobbiamo decidere il team. Eh sì, è vero. Però ci prendiamo la Ferrari. Ferrari, senza Ferrari. Eh sì. Altri 10 giri, ragazzi, e poi vi saluto. Ci vediamo domani sera con Gran Turismo 7. Adesso poi riprenderò anche la palestra, quindi speriamo di non ritardare il palinsesto. A martedì che c'ho il corso praticamente non si farà live, vi aggiorno già. Awesome. C'è il corso di spinning e non ce la faccio a martedì a farla. Arrivo alle 10 di sera. Grande. Sì, perché la palestra ce l'ho a 5 minuti di macchina, però il corso di spinning la fanno in un'altra, che ci metto mezz'ora, la fanno in Piemonte. Io sono in Lombardia, pensa te. Bello. Sì, beh, allora ascoltami, da qua al Piemonte sono 3 paesi, cioè sono vicino io. Però siamo in un'altra regione. Arrivare. Sì, sono 15 km, 20 km, però insomma, col casino della sera poi immaginati che bordello. Dopo quando andiamo in palestra, la doccia, siamo lì a chiacchierare un attimo con gli amici, che la gente che conosciamo dentro, non è che, capito, vado lì, faccio gli attrezzi, prendo, vado a casa, non... Hai voglia te ora che finisca tutto? Grande Robby, che bello che sei venuta! Dai, allora ti aspetto domani, perché martedì non ci sono. Se ci sei, vieni a trovarci, Niente, ogni tanto esco fuori di te. Ma chi lo dici? Grandissima Robby, sì, quando vuoi, sai che ci siamo. Oggi tra l'altro non ho neanche fatto live, Robby, perché sono stato in palestra stamattina, sono arrivato a casa alle 2 dalla palestra, ma non avevo neanche più la forza di alzarmi, ho fatto un po' di penichello. A te? 5? Bella! Guarda, ho rallentato tutta la macchina, l'ho lanciato. Che scatole sta cosa. Esatto. Mi ha fatto ridere, sono uscito. La Robby ha scritto: una cosa è sicura, un Marco vincerà. Grande Robby, grandissimo. No dai, sei box, ma vai tranquillo amico mio, puoi anche stare dentro mezz'ora, sono qua che sto facendo il scemo nella sabbia. Ho visto. Cioè io quando entro in box c'è freno, però cioè, quando si lava quel rosso? Sì, me la dà sì. Dopo? Mi dà il verde? Cioè no, mi ha dato verde, vado con penalità così. Io sono adesso ai box, tu dove sei? Sei già chissà dove? Un minuto. Mamma mia ragazzi. Ehi? Cosa fate? Uno 15 da Sharder, sì, è tanta roba Kevin. Vito?
Porca o... Dai, stai dentro. Mamma mia, sta dita. Ti arrivi, eh? Sta già la testa. Oh, che vuoi. Ma dai, ma perché avevo 30 secondi da te? Sto cavolino di Bruxelles di macchina e mi ci gira sempre qui. Ecco, andati. 33, adesso dei 47. Oh, quella curva lì è incredibile. E anche questa, dai, dai, dai. Raga. Dai, non ti girare, poi sono in quarta. Ah, con vostra cosa fa. Ciao Andrea, grazie di tutto, eh. Ciao, ciao, ciao. Sette giri per recuperare. Ci proviamo. Ciao Andrea, amico mio. Ci vediamo domani sera su Gran Turismo se ci sei, ok amico? Dai che ci facciamo una bella garetta e poi ci vediamo mercoledì. Buonanotte, buonanotte, riposati che so che stasera almeno te la dormi alla grande, eh. Fatti una bella ronfa. Ciao amico, ciao, 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 buonanotte. Ciao mitico Shard, ti ha salutato Shard. Ciao. Buonanotte Andrea. No, buonanotte. Fa le gomme. Sono andate. Le gomme sono andate. Le gomme sono andate. Grande Roby. Gomme andate. Tu le gomme ce l'hai buone? L'ho cambiato. Aspetta. Ok, ecco. Dai! Ma va, ma non ce la faccio più. Non ce la faccio più, ma vai a casa sta cavolo di macchina, sta pista. Ma perché si gira in seconda? Dai, guarda qui! Può partire in quinta. Quanto c'ha le gomme, Marco? Come si fa a vedere che non me lo ricordo mai? Col cerchio cambi... Dal cerchio? Ma va, 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 va. No, 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 prena. Bandiera blu. Sei tu? Sì. La Madonna, davvero? Ma hai doppiato? Sì. Grande Charter. È impossibile la gara di Marco Trans, ragazzi. Dovrò esercitarmi, Robby, su sta curva, su sta tracciato, eh. Non mi sto trovando. Mamma mia, doppiato da un giro, su 17.
si comporta davvero male sta macchina. A te si comporta bene la McLaren, la Red Bull? Sì. Sono io che sbaglio a frenare. Non mi ricordo sta pista. Qui è... tutte le volte mi si gira da sola. Ce l'ho girato 4-7 volte qui. Là niente pure io. Una volta mi sa. Spero un po' di più se non mi giro. Questa curva è assurda, sta curva. Poi c'è questa che non la vedi. C'è questa è assurda, sì, questa tutte le volte la dimentico. Anche questa subito dopo. Per non vederti addosso, Richard, sono uscito fuori di pista. Non ho visto. Devo frenare così, no? No, ma non c'entra niente tu. Errore mio. Però non riesco più a stare in strada, queste gomme. Mi sa che c'è leggermente strutturate. Strutturate. Cioè, leggermente tocchettato, appena non so se l'hai sentito un tocchettamento, quella prima però dai, almeno mi sono sdoppiato, porca miseria. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Forse mi ricordo che adesso c'è una curva bastarda lì. Madonna, se vibra tutto sta macchina. Urca loca, oh, ma qui. Non ci sono riuscito a farlo una volta la curva lì fatta bene, oh. Questa curva, la curva numero 2. Terribile, Sancho fuori pista. Qua si vede. La 2, rischi di girarti, se lo fai rosso. Se non dirlo a me che mi sono girato 6 volte. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Dai Robby, ci siamo. Sono sempre secondo, sempre sul podio comunque, però vince il grande Sheldon Design. Ma no, mi sono riscattato del giro, dai, perché proprio finire con un giro era proprio brutto, A parte che non è ancora finita, quindi... Robby, dai, un giro in più è... È bella tosta, va. Sto incominciando a capirla, Quindi non è male sta pista, ti dico la verità, Robby, hai fatto bene a sceglierla. Non me la ricordavo più, questo sì. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri.
Vai. Due giri raga. Ho fatto la bellezza di 77 giri stasera. Grande Charder che risponde ai giri veloci di Marco Dranz. No, è ben fitto. Porca, a momenti si intraversava lì. No! Ma vabbè, vedi Roby, te l'ho detto, ormai doppiato. E vabbè, stavo andando benissimo Roby, giri veloci anche. Niente, Formula 1 è veramente imprevedibile. Grande Charder, l'ultimo mi sono girato. Grande Charder, bravo. Bella lì. Ah, ragazzi, non ce la faccio davvero. Grazie. Più. Roby, grande Charder, bravo. Pilota del giorno, Charder Design. Il mio compagno di scuderia, quindi sono felice che ha vinto lui, ragazzi. Ci sono gli highlights qua? No, mi sa, eh. No, nell'online no. Football 22. Grande. Allora, amici miei, grazie Charder prima di tutto di tutta la live e della giocata che abbiamo fatto. Ci vediamo domani, grazie Charder. Grazie a te, altra gara con me, caro amico. Bella lì, amico mio. Bella, bravissimi entrambi, grazie Roby. Questo è lo spirito, divertirsi. È lo spirito della nostra accademia, vero Charder? Sì, infatti siamo girati e abbiamo la risata. Nessuno che se l'è preso, nessuno che è uscito, nessuno che ha fatto casino, nessuno che dice tu mi hai toccato, ma chi se ne frega? Sì, tu mi hai toccato. Gioca per divertirsi. Tu mi hai toccato. Adesso chiudiamo la live e ci mettiamo a litigare. No, non succederà mai, ragazzi. No. Nessun altro come Marco. Bravo, grazie amico mio, anch'io come te. Allora, ragazzi, abbiamo un abbinamento tra simpatia, essere capaci di fare le cose e anche bravura Charder a fare le livree, ragazzi, che veramente se ne trovano pochi di team così, quindi se volete farne parte a noi fa piacere, se non volete farne parte noi non ce ne frega niente perché corriamo lo stesso. Giusto? Quindi, ecco, giusto, bravo, nostro motto. Ciao a tutti, grazie Roby, grazie di essere venuta, sai che mi fa sempre piacere quando vieni, mi apre il corazon. Adesso vi sparo altri 3 minuti di pubblicità, ragazzi, e vi saluto, ciao a tutti, grazie, a domani GT7, ti aspetto Charder, ore 20, domani. 21, no aspetta, domani 21, ore 21 GT7, ciao a tutti, ciao Charder, ciao Roby, ciao a tutti, ciao amici, a domani, notte.
Bella lì ragazzi, a domani sera ore 21, vi saluto tutti, ciao, grazie mille a tutti, buonanotte, buonanotte. Ciao da Marco Drums Games, Formula 1 2021. Tra poco, al 28 di questo mese, Formula 1 2022, seguitemi anche sul canale YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, Discord e Twitch, chiaramente. E ci vediamo alla prossima, domani sera, Gran Turismo 7, ciao amici, buonanotte.